Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un altro video assaggi. Sapete che ormai questa tipologia mi piace tantissimo e oggi, come vi dicevo ieri dal video dei cornetti, se non l'avete visto lo trovate sul canale, o facendo l'ordine su WhatsApp, come sempre avete il mio codice sconto Giulia010, ho voluto prendere i tre nuovi gusti della farina BPR, a parte perché stavo smaltendo un bel po' di farine, quindi comunque mi servivano e quindi ne ho approfittato e poi mi è venuta questa idea, ho detto perché non le acquisto tutte e tre i nuovi gusti e non li provo proprio in un video? E infatti, ovviamente però non è che le provo così mettendo il dito dentro e provando la farina, no. Ho preparato i pancake per ogni gusto, quindi io direi di iniziare subito perché così facciamo anche merenda insieme. Allora, il primo gusto di BPR, se scusatemi, sta ancora aperto, cioè sta aperto, è a creme brûlée. Boh. Allora, raga, io ho sentito il profumo e sembra, lo sapete cosa sembra? Appena entrate in una gelateria. Si sente tipo un gusto di cono, però si sente anche di vaniglia, di caramello, di proprio di un profumo di dolce, dolce, dolce. Quindi ho fatto i pancake, ma sono stati i primi pancake che si vede. Infatti sono un po' bianchi, pallidi. Oh, vabbè, raga, a noi ci importa il gusto. Quindi, eccoli qui, oh. Devo dire la verità, molto morbidi. Poi anche io avevo pochi ingredienti, infatti pure l'albume era pochissimo. Quindi assaggiamo. Raga, sono buonissimi. Davvero, raga, molto buono. Si sente proprio di dolce. Cioè, nel senso, io sento la vaniglia. Sento anche una punta di caramello. Non è quel gusto stucchevole che vi disgusta, no. Molto, allo stesso tempo è molto delicato. Sapevo che non mi poteva mai deludere. Io immagino questo con un po' di fiocchi a fare proprio una cremina. Secondo me è la fine del mondo. Molto molto buono, però non vi do ancora il voto perché voglio assaggiare anche l'altro gusto. Ora, il secondo gusto, oddio, devo chiuderli. Il secondo gusto è waffle. Allora, raga, io stavo con mia sorella e quando ho sentito il profumo, mi sembra il profumo dei popcorn, dei mais, non lo so, raga, di salato. Cioè, non è che si sente proprio di salato, però sento l'odore di mais virtual. Non lo so, raga, sta cosa è strana perché è waffle. Però allo stesso tempo si sente anche un po' di, non lo so, di sciroppo d'acero. Non lo so. E infatti, raga, i secondi pancake, cioè questa è la seconda cotta comunque che ho fatto di pancake, sono venuti dorati, non so se si vedono. E anche molto molto morbidi, guardate qui, oh. Sono morbidissimi. Assaggiamo. No, comunque è troppo buono questo gusto. No, raga, sapete di cosa sa? Ve lo giuro. Che sa tipo di quei waffle confezionati, però non farciti. Non lo so. Oltre alla sensazione di virtuale, perché quella me la dà di mais, mi dà anche quest'altra sensazione. E poi, raga, sono morbidissimi. Mi dà un po' questa sensazione, però, raga, sono molto molto buoni. E questi anche a crepe con un po' di pistacchio, oppure Dio, crema di nocciola, un po' del semplice burro d'arachidi. Secondo me è la fine del mondo. Però ragazzi, c'è anche un ultimo gusto che a me mi preoccupa tantissimo perché io non amo particolarmente quella spezia. Quindi vi faccio vedere subito di che farina sto parlando e mi preoccupa tantissimo perché l'odore non mi piace per niente. La farina in questione è questa qui, oh. Gusto, mi preoccupa tantissimo. Gusto cinnamon, caramel e cookie.
No, raga, mi spaventa troppo. Perché sapete che io non amo la cannella. Comunque, questi sono i pancake Treo, molto sottili, tipo sottiletta. Che comunque non c'è lievito, non c'è yogurt. L'ho fatti molto semplici proprio. Vediamo, raga. Allora, non si sente tanto di cannella, però si sente. A me che tipo non piace, la sento subito. Quindi, vediamo. Allora, tra tutte e tre non va sicuramente al primo posto e neanche al secondo posto, però per quanto riguarda proprio il mio gusto personale, perché preferisco, a questo gusto preferisco waffle, crème brûlée, ma non lo preferisco perché io non amo la cannella, però. Posso dire che allo stesso tempo, cioè allo stesso momento non è difficile da consumare, cioè non è quel gusto immangiabile. Anche se a me non piace la cannella, resta comunque un gusto non troppo forte, perché raga, devo dire la verità, hanno giostrato bene. Ok che si sente, gli altri ingredienti non si sentono molto, tipo il caramello, il biscotto si sente di più, la cannella, però posso dire che allo stesso momento non è quella cannella che vi disgusta, che vi pizzica la lingua, perché a me di solito mi capita questo con la cannella. Invece no. Non lo so, io questo gusto lo associo al Natale, o perché è anche rosso, non lo so. Però devo dire la verità che è molto buono. Anche se a me non piace la cannella, non è male, mi aspettavo di peggio, sincera. Buono, non è male. Raga, sarà difficile scegliere il vincitore oppure di fare proprio la classifica. Non lo so. Non lo so veramente chi scegliere. Allora, partiamo proprio dall'ultimo posto. Vabbè, all'ultimo posto mi sembra anche una cosa abbastanza evidente che va lei, ma non perché non è buona, ma in questo momento vi sto dicendo proprio anche il mio gusto personale, perché io non amo la cannella. Però a una persona che ama tanto la cannella, io te lo straconsiglio, tu che ami la cannella, prendilo perché ti piacerà. Perché non è quel gusto forte, quindi è promossa, solo che per me va al terzo posto. No, raga, io mi sto impanicando. Chi metto al secondo e chi metto, cioè chi metto al secondo e chi metto al primo? Allora, forse, cioè no, forse per la sua parte. Particolarità, no, raga, vi devo fare prima e secondo posto. Allora, sono un po' combattuta, sincera, però al secondo posto metto waffle. Metto waffle per il semplice motivo che è particolare, ma non ha quel tocco in più. Cioè, è un gusto comunque molto delicato, particolare, ma non super particolare. Quindi per me lui va al secondo posto, però è molto buona. È al primo posto perché in questo periodo di quarantena mi ha fatto vivere proprio le emozioni di entrare in una gelateria. Cioè, ve lo giuro, raga. Mamma mia, io mi commuovo. Mi ha fatto rivivere proprio le emozioni di entrare proprio in quella gelateria dove si sente proprio di cono, di vaniglia, dove tutti gli odori proprio si mischiano insieme e uno non riesce a capire, oddio, ma che profumo, che odore è? Ecco, è lei. Quindi io non vedo l'ora di provarla anche in versione porridge. Sapete che io non amo il porridge con le farine, ma ci devo provare. Almeno con lei ci devo provare, perché secondo me esce fuori una bomba di sapore. E quindi lei si merita proprio il primo posto. Quindi complimenti, complimenti, complimenti. Devo dire che ne vale veramente la pena. Io ve le straconsiglio. Se volete provare proprio tutti e tre i gusti. Ve li consiglio, ragazzi, sono veramente molto buoni. Sono rimasta sorpresa, sincera, specialmente anche ero anche indecisa un po' su, non lo so, ero un po' indecisa un po' su tutti i gusti, particolarmente su quello perché era cannella, però ero un po' indecisa perché dicevo, ma chissà, secondo me quella cosa scontata, neanche waffle, ma secondo me niente di particolare. Invece devo dire che ognuna di questa farina, ognuno di questo gusto
alla sua particolarità. Quindi io spero e voglio sapere da voi se questa proprio tipologia di video, no, i video assaggi in generale, se proprio questo video in cui io acquisto le farine e le provo, perché so che a volte, raga, veramente è difficile vedere se una farina è buona o no. Quindi prima di fare gli ordini uno ci pensa 100.000 volte prima di acquistare un pacco di farina, perché comunque questo non è 1 chilo di farina, quindi è tanta. Quindi raga, fatemi sapere se proprio questa tipologia dove proviamo le nuove farine vi può piacere. E quindi niente, grazie per aver guardato questo video e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!